Rieccoci qui nella mia specie di ufficio. Un pochino come anche questo è il mio ufficio, ma non è che esistano solo questi uffici per me. Ce ne ho anche la mia dimora del riposo, cioè la mia cameretta, detta anche la dimora del riposo. Oramai ci ho lasciato il cuore dentro qui. Sulla variante. Che oramai, come ho già ripetuto e ripetuto tante volte, io ho fatto una gava tante, come si dice dalle parti di Clementino, cioè che parti sarebbero, ora ve lo dimostrerà lui stesso. Quasimo. Tu va. Parli come se fosse la prima volta che mi conosci, Simo. Comunque, bene, hai it buono, Simo. Come le parti mie, cioè, non c'è neanche bisogno di presentazioni perché tanto è come dire le parti di Nino D'Angelo, le parti di altro cantante, visto che parliamo di cantante, Gigi D'Alessio. Se chi sta mi sente poi però perché non parliamo pure delle Marche? Possiamo parlare di una variante marchigiana o una variante lombarda, tipo quelle delle parti di Fabrifibra. Beh, che dire, sì, è vero che tu stai diventando monotono, però tu mi fai tanto morire, guarda. Morire dalle risate, questa cosa delle varianti, le varianti, però quello che conta è di riuscire a rendersi bene con il pubblico, a rendersi bene con il pubblico. Giusto, Pio, il grande Pio. Però, Simo. Che vogliamo fare qua? Vogliamo passare tutta la vita qua a fare video sulle varianti? Mamma mia, Simo. Comunque, grazie mille per aver preso le mie difese, le difese del mio compagno Amedeo, perché la gente purtroppo non sa capire che esiste la libertà di espressione e che non volevamo offendere nessuno con quel monologo lì contro il politically correct, che questo politically correct ci ha fatto per mettere due palle così. Comunque è la verità, lo dico anche in quanto Simone, che il politically correct non dovrebbe proprio esistere perché è la cosa più cretina ed è anche, come direbbe quel cretino del presidente della Campania, perdonatemi se mi sono permesso di dire così, però lui sta veramente esagerando, è un monumento all'imbecillità. Ora mi tocca emulare una battuta di un essere immondo, perché chi fa queste cose è un essere immondo. Comunque stavamo parlando di politically correct. Vabbè, bar dalle ciance, buona giornata a tutti, oppure buona giornata a tutti, come dice Clementina, e buon divertimento!